Ciao a tutti, ben ritrovati, ma fatemi fare un po' di accoglienza. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, mi fa molto piacere che questa community stia crescendo e anzi, proprio per capire cosa funziona, cosa non funziona, chiedo a tutti voi che siete qui da poco tempo che cosa vi ha incuriosito, che cosa vi ha colpito, perché avete deciso di iscrivervi a questo canale, a abitare questo spazio. Vi prego, datemi soddisfazione voi, perché altro contesto, ma saranno 9 anni che chiedo a mio marito: ma tu perché stai con me? Cioè, cosa di me ti ha colpito? Perché mi hai scelto? Non mi ha mai risposto. Anzi, addirittura quando doveva arrivare il matrimonio, che poi abbiamo cambiato 3 date per il Covid, quindi è diventata, insomma, una cosa lunghissima, mi aveva detto: il giorno del matrimonio, quando ti leggerò la mia dedica, ti darò una risposta a questa domanda. È arrivata. Oh. Quindi io sono una povera donna che non sa perché il marito l'ha scelta, però magari posso sapere perché voi avete deciso di iscrivervi a questo canale, che sarebbe utile. Però senza farvi troppe domande, nel senso che se non trovate una risposta subito, non fatevi venire il dubbio. D'altra parte, io vi vedo, ci sono sempre un sacco di persone che guardano i video, ma ragazzi, più della metà, che invece non si iscrive. Da loro voglio sapere perché. Vabbè, fatemi scherzare un po', ma sapete che io non intono mai la cantilena: iscriviti al canale, attiva la campanella, metti like, lascia un commento. Perché, insomma, ho sempre pensato che in fondo sappiamo tutti come funziona, è gratis, chi vuole si iscrive, chi non vuole non si iscrive. Vero anche, rinnovo questo ragionamento perché è interessante, che un giorno mio marito e mia mamma mi hanno dato uno spunto di riflessione importante. Stavo guardando un video, non mi ricordo di chi, che diceva: iscriviti, ok. E Fabio, mio marito, mi dice: tu non lo dici mai. E ho detto: no, dai, ti prego. Cioè, alla fine è una cosa che uno sa, perché glielo devo dire. Io sono poi una persona che difficilmente chiede, ma anche le cose importanti, anche quando ha bisogno seriamente, faccio molta fatica a chiedere. Quindi figuriamoci se vengo lì a dirvi: mi mettete per favore like a questa foto, anche se è importante, ma tanto lo sapete che è importante, quindi se vi va, insomma, non mi offenderò, ecco. E invece diventa È diventato un argomento interessante da affrontare con loro, perché, per esempio, Fabio e mia mamma usano YouTube, ma non sono fruitori quotidiani dei video, non guardano tutti i giorni. Capita che mia mamma si guardi la ricetta, come capita che Fabio si mette a fare i lavori a casa, che ne so, e allora si accende il video sull'Inter. Lui è dell'Inter, io non sono niente, non so neanche, a momenti riconosco la palla, quindi non vorrei attirare antipatia con questa dichiarazione di tifoseria. Okay. E loro mi dicono: ma io, cioè sì, seguo quel telecronista, seguo quella cuoca, ma non mi sono mai iscritto, cioè quando ho tempo, quella volta ogni tanto la cerco, digito e la trovo, non mi è mai venuto in mente di iscrivermi, ma senza la cattiveria, proprio perché non mi è mai venuto in mente. Allora ho pensato: ma vuoi vedere che qualcuno guarda i miei video, ma non gli è mai venuto in mente di iscriversi? E in effetti, tempo fa avevo condiviso con voi questa riflessione e mi erano arrivati un sacco di iscritti e tante, tante di voi, ci sono ancora i commenti in quel video, mi avevate detto: guarda, ogni tanto dillo, cioè fai bene a dirlo. Anche io mi sono resa conto che guardavo ma non ero iscritta. No, questa situazione no, chi guarda controlli di essere iscritto. Se qualcuno guarda e non vuole essere iscritto, è libero di guardare e non essere iscritto, chiaramente. Insomma, ai 10.000 ci arriverò a stenti. Dai, iniziamo a truccarci che ce n'è bisogno. Tra l'altro questo telefono va bene, l'ho preso per alzare la qualità e tutto, ma è impietoso, cioè mi prende delle cose che io a occhio nudo non vedo. Io ho lì lo specchio, mi vedo una macchiolina unica. È vero che io ho le lentiggini, ma cioè, normali, non sono una macchia unica sulla faccia. Qui sembra che abbia lentiggini in ogni dove. È impietoso, si può dire, veramente è scoraggiante questo telefono. Poi avrà una buona qualità, ma anche meno andrebbe bene per la mia autostima. Ma ci torna subito comodo perché andiamo a provare un fondotinta chiacchieratissimo, che tra l'altro costa un rene, e quindi sappiate che voi mi state vedendo meglio dello specchio che ingrandisce 10 volte la realtà. Quindi mi fate una specie di colonscopia adesso, no, non a me, cioè al fondotinta, all'effetto del fondotinta. E sto parlando ovviamente del Triclone Tech Skin, no, non me lo ricordo, Triclone Skin Tech Foundation di House Labs.
Lady Gaga. Nella colorazione 070 Light Neutral. Purtroppo i faretti di Sephora sono davvero fuorvianti, quindi io in negozio ho fatto le mie prove, ma mi sembrava che andasse bene questa, così come mi sembrava che andassero bene anche le due precedenti più chiare neutre. La commessa, come avevo anticipato nel video, è stata così carina da farmi un pottino della stessa colorazione da provare, così che io potessi provare lui una volta sicura del colore, eventualmente aprire il prodotto, che infatti non aprirò con voi, vedete è sigillato, perché in caso non dovesse andare bene posso renderlo perché non l'ho toccato. La verità, l'ho preso più di 2 settimane fa e nonostante sia un prodotto super in hype, quindi anch'io ero curiosa di provarlo, altrimenti non l'avrei comprato, ovviamente avevo voglia di parlarvene, ma io ho fatto veramente una fatica boia a lasciar giù questo che è il cushion di Florasis. Io da quando l'ho provato, penso che sia un mese, sto utilizzando lui tutte le mattine, qualsiasi sia il mio impegno, piccolo, grande, importante, meno importante, mi piace da morire. Ora è un po' ciompo di prodotto, bello il finish, bella la colorazione, sembra un po' scura ma vi assicuro che mi dà quell'effetto dorato e in salute che ricerco. Calcolate che per chi ha la pelle chiara come me va bene, giusto, trovare il fondotinta chiaro adatto, ma se ci si sbaglia a prendere la shade quel pelo più chiara del proprio incarnato, si rischia veramente di ammazzarsi definitivamente. Soprattutto adesso in vista dell'estate preferisco prendere quel proprio mezzo tono più scuro per mentire, ingannare, darmi un po' di vita. Lui resta meraviglioso ed è talmente meraviglioso che ho chiesto al brand di estendere il codice perché aveva scadenza, insomma sarebbe già scaduto, e ho detto: senti, ma Amanda, tesora, io voglio parlarne ancora di questo prodotto, non mi lega nessun contratto a Florasis, però ne parlerò sicuramente perché lo sto usando tanto, quindi io poi ci torno, mi viene proprio spontaneo, e mi ha esteso il codice. Non so quando scadrà, non sarà infinito, quindi ve lo lascio sotto perché adesso non stiamo parlando di Florasis, però fidatevi, merita veramente tanto lui e forse ancor più la sua cipria. Guardate comunque il video su Florasis, intendo questa cipria perché non è l'unica che mi hanno mandato, che è la Florasis Eurong Airbrushed Tint Press Powder. So che un brand come Florasis lo avvertiamo più lontano, se ne parla meno e quindi è più difficile, no? Dire dai, fammi provare, però io vi dico che prodotti come questi, poi la combo dei due, vincono in comodità di utilizzo, facilità. Non uso più il correttore da quando uso questo cushion e questa cipria, mi stanno veramente risolvendo in un secondo il trucco alla mattina di fretta e mi stanno però dando un risultato meraviglioso. La cipria è piallante da morire, ma quella la useremo oggi. Comunque, finalmente sono riuscita a dire dai, fammi dedicare a questo fondotinta benedetto, e ieri l'ho provato con un pennello perché la Simon Loves Makeup mi ha detto che lei di tutti gli utilizzi, mani, sponge, pennello, preferisce il pennello. Allora non è andata male, ma per quanto questo prodotto è chiacchierato, onestamente mi aspettavo meglio, nel senso che poi la base mi piaceva molto, ma perché ho usato la cipria di Florasis dopo. Quindi adesso ci arriviamo, oggi insieme a voi proviamo con la sponge. Attingo quindi ancora dal pottino, che se riesco a non farmi esplodere in mano è un buon inizio. Parlando di base, la mia pelle in questo momento, anche se ve l'ho detto, il telefono è veramente impietoso, sta molto bene. Ho fatto una bella skincare riuscita, soddisfacente, quindi non ha scuse questo fondotinta. Sponge pulita e umida strizzata, iniziamo. Con la coda dell'occhio stavo già controllando di avere ancora lo scontrino, perché esattamente come mi è sembrato ieri, il colore per me è un po' chiaro, o meglio, è proprio il colore del mio collo, però io in estate voglio un po' ingannare, quindi no, voglio sicuramente una shade più scura,
Però se voi di solito vi basate sui colori che acquisto io, sappiate che lo 070 va bene, in realtà è proprio il mio colore. Io lo voglio un po' più scuro, che cosa vi devo dire? Per fortuna sono libera di comprare la shade che preferisco, così come tutti siamo liberi di fare ciò che preferiamo e quindi se mi piace il risultato, perché è questo ciò che mi preoccupa di più, sicuramente comunque il cambio lo faccio per la shade. Sappiate che per me in questo momento è un sacrificio. Provare un prodotto che ho comprato con i miei soldi, quindi dico no, l'hai comprato, l'hai scelto, l'hai pagato, è super di interesse in questo momento perché è un sacrificio. Perché comunque per me lasciar giù questo è fastidioso, soprattutto sto già pensando agli impegni che ho oggi, preferirei avere la base con Florasis. Devo dire che arrivando da quella roba lì difficilmente sarò altrettanto soddisfatta da questa, però vediamo insieme. Mi osservo da vicino, devo dire che a me l'applicazione con la sponge piace sempre di più. Vero anche che ieri ho usato un pennello che in realtà non uso mai da fondo, solo che avevo questo pulito, ho usato questo, quindi potrei riprovare con un pennello più adatto, più grande, ok, però in linea di massima a me l'applicazione con la sponge piace. La copertura me l'aspettavo un pochettino più alta, quindi vado leggermente a stratificarlo nei punti di interesse, ma non troppo perché purtroppo secondo me è un pelo chiara la colorazione, quindi se vado ad intensificare la copertura vado anche ad intensificare quell'effetto un po' pallido, divento un po' imbalsamata. È piuttosto fluidino e è molto sottile. Si lascia stratificare, tra l'altro le zone dove voglio più coprenza sono proprio le zone un po' più problematiche, con qualche imperfezione, con qualche secchezza, quindi lì lo mettiamo a dura prova e vediamo se la stratificazione è concessa o meno, se fa un brutto effetto e onestamente mi sembra che vada bene. Cosa dirvi? Le mie prime impressioni sono due applicazioni. È un bel effetto. È un effetto con una copertura media, si può stratificare, ecco, senza però abbondare troppo, molto sottile, non crea difetti, quindi non sto vedendo dei difetti. Ieri vedevo un po' di strisciate del pennello, quindi comunque io poi la sponge la passerei, ma questa è proprio una mia abitudine, l'applicazione con la sponge. Resta bello tridimensionale, non va ad appiattire, ad opacizzare troppo, è un effetto naturale, bello. Ad onor del vero, osservandomi, non ho ancora trovato una caratteristica particolare di lui, cioè quella caratteristica che mi colpisce e che mi fa venire voglia di usare domani, dopodomani, per tutto il mese che viene lui e di consigliarvelo e dirvi prova lui perché lui fa quella cosa lì. È vero che nel mondo del make-up, dei prodotti base, un po' tutto è stato già detto, tutto è stato già fatto, però da un brand con una rilevanza così grande, da un prodotto così apprezzato, così chiacchierato, da un punto prezzo così alto, forse qualcosa in più da dire me lo sarei aspettata. Calcolate anche che ognuno di noi ha il suo approccio, c'è chi è entusiasta subito perché è così di carattere. Io sono una persona abbastanza tiepida inizialmente, nel senso che è difficile anche di prodotti che poi io amo alla follia, che in una, due applicazioni venga qui e vi dica la svolta della vita, quindi ho bisogno comunque di tempo per conoscere, fare amicizia con il prodotto, capirlo in diverse situazioni. Mi sto mettendo a gambe incrociate, proprio sciallite, portami via. E allora arrivare a dirvi: sì, quel prodotto lo sto cercando nel mio quotidiano, sta facendo la differenza rispetto ad altri. In definitiva, ho il pottino, lo sfrutto fino a che c'è prodotto, quindi ancora un paio di applicazioni sicuramente riesco a farle e capisco che decisione prendere. Se mi piacerà l'effetto, deciderò di tenerlo perché vale anche però un po' la spesa, perché il punto prezzo non è da tralasciare. Cambierò la colorazione e prenderò sicuramente la successiva neutra, credo. Qui il correttore ci serve, vi ho recensito recentemente il nuovo correttore di Mulac, l'Hydrating Liquid Concealer della linea BFF, che io possiedo nella colorazione Emma 1Y, la più chiara. Indovina. Lo lascio lì mentre vado a fare le sopracciglia con
questa palettina di Astra, non so neanche se è ancora in vendita, ma comunque io ce l'ho sotto mano. Onestamente, io non mi trovo male neanche a fare le sopracciglia con le polveri. Trovo che la matita sia sempre la cosa più comoda, però anche quella che si finisce, si consuma prima, quindi poi a me non dispiace in realtà cambiare anche il metodo di applicazione, andare avanti un po' con delle palettine, palettone, e poi torno comunque alle mie matite. Anche perché in realtà io, ragazzi, tonalizzo un pochettino il tatuaggio che c'è sotto, ma non è che devo proprio ricostruire il pelo. Sfumo il correttore, così poi posso finalmente arrivare al passaggio della cipria. Useremo proprio quella di Florasis, che vi farà capire che bellissimo effetto dà. Poi la base risulterà bellissima, però bisogna capire grazie a che cosa. Questo è un esperimento utile anche per me, perché cushion e cipria di Florasis li ho sempre usati in combo. La base è pazzesca, penso la più bella base degli ultimi tempi, forse anche degli ultimi anni, però finché non provo a dividerli, a usarli singolarmente, non so dirvi qual è proprio il prodotto che più aiuta in questa base splendida. Insieme sicuramente sono una bomba, però magari uno non vuole acquistare tutti e due, quindi mi piace anche darvi delle indicazioni extra. Che ne so, la cipria funziona bene anche su altri fondotinta, il cushion funziona bene anche con altre ciprie, e capire se il risultato che si porta a casa è sempre così soddisfacente. Quindi noi adesso andiamo a usare la cipria, però cerchiamo anche di valutare il fondotinta singolarmente. Ha bisogno di essere settato? Nì. Cioè, forse non è proprio autosettante, però resta sottile, diciamo che il viso non è bagnato, non è carico di prodotto, quindi la sensazione è confortevole. Potrei anche provare a portarlo a sera così, io che ho la pelle secca. Infatti io la cipria la uso non tanto perché voglio fermare il fondotinta, ma perché mi piace tanto l'effetto piallante che questa cipria fa, che è, ripeto, la Florasis Eurong Airbrushed Tinted Pressed Powder. La mia è la colorazione Z25 Lotus. Non si vede più il logo perché la sto utilizzando tutti i giorni. La metto su metà viso, anche sul contorno occhi, così che possiate osservare voi le differenze. Non va ad aggiungere coprenza, ma dato che perfeziona, è come se lo facesse. Io penso che già si veda. Forse questo è E questo sì, è il contorno occhi che ho di mio più segnato, quindi sono in realtà andata sulla metà viso più distesa già di suo, casualmente, non ci ho pensato, potevo anche fare il contrario, però insomma io penso che la differenza si veda. Mettiamola anche di là, così vediamo se migliora la situazione del contorno occhi. Non segna assolutamente, nonostante pialli, non segna, a me non ha mai evidenziato zone di secchezza e quindi la posso usare anche abbastanza liberamente, cioè posso anche andarci senza dire oddio, se faccio una passata in più magari poi si vede, si increspa nelle zone più secche. Resto dell'idea che se volete farvi un regalo io li prenderei in combo perché il mix è veramente micidiale. Però se volete prenderne solo uno, la cipria lavora bene anche su un altro fondotinta. L'abbinata è pazzesca. Vado veloce sul bronzer perché non è nessuna novità, è di Kiko, della Charming Escape, il Silky Bronzer 02 Unique Sienna. Non so se si vede, ma è scavato lì in centro ed è un bellissimo bronzer come formula e anche come colore. Onestamente, io penso che questo bronzer di Kiko nello specifico non abbia nulla da invidiare a bronzer che ho pagato decisamente, non so, tre volte tanto, forse anche di più, ma non fatemici pensare. Poi anche come scorre il bronzer su questa cipria è una meraviglia. D'amore perché basta tu sola.
Cerco di estenderlo un po' a tutto il viso adesso che il pennello è scarico perché sento la necessità di riscaldare. Anche il bronzer mi fa impazzire, è un colore che non avrei mai scelto, bellissimo, usato tantissimo. Non lo metto in questo momento perché mi sono resa conto che questo colore mi piace da morire, ma su quella base, sempre su Florasis, perché la colorazione di quel cushion mi riscalda un pochettino, mi fa quell'effetto salute dorato. E allora su quella base sta bene anche questo colore. Che ha quella punta un po' più calda, su questa base non rende. Andiamo con un blush malconcissimo, ma secondo me lo avete in tante. Purtroppo, cioè, non è che tenga i prodotti così, è che qua probabilmente c'era della colla di qualche etichetta e quindi poi ha acchiappato tutta la sporcizia degli altri prodotti. Il Melon Dollar Baby di L'Oreal, che è questo bellissimo colore primaverile. Lo voglio usare con voi. Perché ho come il sospetto che non scriva più. Secondo me si è seccato perché vedete che la pigmentazione è veramente molto bassa. Però vabbè, dai, a smuoverlo un po' dovrebbe ancora fare il suo lavoro. Sì, ci siamo. Si è fatta forse un po' di patina sopra, magari con lo scotch posso rimuoverla perché vedo che a smuoverlo funziona. La verità, perché è giusto essere onesti, è che qualsiasi cosa che io farò adesso non mi piacerà perché io mi vedo la base troppo chiara. Una bella base che a questo punto è super asciutta, ma chiara. Volevo provare la palettina Euphoria di Rabanne, ma no, lo voglio fare con una base che le renda giustizia, cioè un contesto più favorevole perché il prodotto mi piace molto, quindi sugli occhi vado a mettere il Liquid Soul di Mulac in una colorazione opaca che è la 01 Light Taupe. Bel prodotto, molto sfumabile. Ho visto che sono usciti, stanno per uscire i prodotti liquidi per il viso, ma in realtà anche questo si può utilizzare per il viso. Sfumabile, asciuttissimo, affidabile. My Happy Toy Eyeliner Diego Dalla Palma. Quanto è preciso e fine. La Belu per Diego Dalla Palma, palette che non si trova più. La uso semplicemente perché voglio un bel marrone intenso come questo per andare un pochettino a sfumare l'eyeliner e a fare un effetto un po' più morbido che poi resterà sotto a chili di mascara. Il chilo di mascara, My Happy Toy, Diego Dalla Palma, così restiamo in tema. Aspettatemi perché arrivo con un prodotto labbra nuovo su questi schermi. In camera sembra tutto tanto troppo, molto di più, vi assicuro che cioè, non è così marcato, non lo so, ma mi aiutate? C'è qualcuno che mi può dare un consiglio? Perché io non voglio modificare, per esempio, i valori dell'esposizione, perché altrimenti si modifica poi anche cioè l'immagine, l'effetto del prodotto, il colore, quindi non so come fare, però non è l'immagine che vedo allo specchio. Proseguiamo, una matita labbra che da che ho comprato a settembre nello store Sephora di Termoli non ho mai posato, cioè veramente un acquisto ben riuscito ed è sempre la Color Artist di Makeup Forever nella colorazione 506 Endless Cacao. Perché la uso? Vabbè, si usa facilmente, scorrevole e va bene, ma per il colore soprattutto. Se avete un colore uguale da consigliarmi in una matita, cioè in una versione anche long lasting, sarebbe l'ideale perché in realtà questa dura, ma non è di quelle proprio eterne. Secondo me, Diego Dalla Palma fa qualcosa di simile, quindi dovrei indagare. Intanto a lei la uso veramente volentieri, l'abbino praticamente a tutto. Credo sia già uscito un reel in cui richiedo a Tisseria di rispondermi sotto quel reel. Comunque, se cerco di parlare mentre metto la matita, parlo male e metto la matita male. Quindi un attimo.
Dicevo, vi faccio una domanda nel reel e vi chiedo, voi quando bazzicate sui social e vedete i vari profili beauty che seguite, preferite vedere sempre novità, quindi stimoli nuovi che vi permettano di rimanere aggiornati, cose che vi incuriosiscono, oppure apprezzate anche quella tipologia di creator? Io mi sento di appartenere di più a questa seconda categoria, però vi chiedo che ricalca, cioè torna anche più volte sui prodotti che ama, che sta usando costantemente, mettendoci sempre la novità perché è giusto un po' rimanere al passo, aggiornarsi, sapere di che cosa si parla, però comunque torna sul prodotto preferito, anche se magari non è in tendenza in quel momento, perché io apprezzo in realtà questo tipo di contenuti, anche se è una cosa che ho già sentito dallo stesso creator, certo non fino a farmi venire una capa tanta, però mi piace anche vedere magari creator che hanno tantissimi prodotti, una ricchissima makeup collection che però poi ci mostrano una palette bucata, quindi su quella tornano e quella la riconduciamo sempre a quel creator. Per esempio, voi seguite me e sapete che ci sono delle cose che io mi sento quasi di rappresentare, infatti a volte vi dico mi piacerebbe se le utilizzate, che vi venisse in mente proprio perché mi sento proprio paladina di quelle cose, cioè portatrice di quelle cose. Vorrei sapere che cosa ne pensate, scrivetemelo sotto quel reel qui se siete più comodi, perché mi piacerebbe fare un video a riguardo. L'ultimo prodotto non avevo ancora provato, il Fat Oil di NYX, che ho visto all'Immacolata, quindi parliamo di dicembre scorso, su mia nipote e mi è piaciuto tantissimo l'effetto, se l'è proprio riapplicato la Franci dopo il pasto, mi è piaciuto molto, non so se l'ho preso nello stesso colore, forse sì, questo è Supermodel, ve lo faccio vedere, è un colore che secondo me va a ringiovanire qualsiasi volto, perché ha proprio un effetto molto fresco, molto primaverile, quasi un po' giocoso. Ancora più girly se lo mettete senza la matita. Io ho dato un pochettino un contesto, ma è veramente un bel colore e l'effetto è molto pieno. Mi piace l'applicatore così cicciotto che abbraccia le labbra, poi le mie non sono carnosissime, quindi non ci vuole molto. Il profumo e anche l'effetto mi piace. Vi dico, sappiate che adesso stanno uscendo veramente tantissimi prodotti labbra, siamo bombardati. Quando ne hai uno, li hai un po' tutti, ecco, possiamo anche dire questo, non ci servono tutti i gloss che escono. Questo sicuramente è interessante. Questo è quanto, mi raccomando nei commenti aiutatemi con l'iPhone 15 Pro Max che io ho acquistato veramente solo per fare i contenuti perché nella vita non me ne frega niente di questo telefono e invece sta distruggendo quel briciolo di autostima, quindi se avete dei consigli aiutatemi, guidatemi e ovviamente se vi va rispondetemi alla questione affrontata, ma anche ditemi un po' cosa ne pensate della performance di questi prodotti. Grazie della compagnia e al prossimo video!